A rischio gli asili nido del Golfo di Policastro. Il piano di zona Salerno 9 rimane a bocca asciutta a proposito dei finanziamenti regionali destinati a questo scopo e mette in forse i contributi che dovrebbe poi devolvere ai centri per l'infanzia. Caselle in Pitteri, Rofrano, Santa Marina si trovano a dover di colpo fare i conti con la possibilità di non avere i fondi necessari per l'annualità 2010, a scapito di quei servizi socio-educativi rivolti ai bambini che offrono anche un sostegno ai genitori, soprattutto se lavorano entrambi. Per questi tre comuni la regione, pur ritenendo idonei i loro progetti, non ha ammesso il finanziamento. Molto più grave è la situazione di Sapri, dove addirittura il progetto non è stato nemmeno ammesso a valutazione. L'argomento nella città della Spigolatrice ha già suscitato le prime rimostranze, tanto che il gruppo consiliare Sapri Democratica ha già pronto un'interrogazione con cui invitare il sindaco e l'assessore al ramo Pierangela Meduri a dare spiegazioni su quanto accaduto. A Santa Marina questo annuncio coglie di sorpresa gli uffici comunali che proprio quest'anno, dopo la soppressione della scuola materna, nel capoluogo hanno istituito un asilo comunale per i bambini dai 24 mesi in su, mentre a Policastro per il secondo anno consecutivo le adesioni dei bimbi si attestano intorno alla quindicina, rimanendo quindi stabile il consenso dell'asilo nido nella comunità. Entro lunedì tutti i comuni che afferiscono al piano di zona Salerno 9 dovranno proporre la scheda dei servizi da prevedere per la ripartizione dei fondi. E tra i comuni vige generalmente il proposito di rinnovare anche per l'anno 21 i servizi già avviati. Cosa succederà quindi a seguito di questi mancati finanziamenti?